Allora, Manfred, perché squadra tifi? Purtroppo proprio c'è derby qua e Inter, Ah, cavoli, vabbè. sono uno dell'Inter, però comunque mi sto bene qua a Milano e siamo in casa anche se siamo qua dal Milan oggi. Eri venuto a San Siro a vedere qualche partita? Sono stato a vedere la partita sia dell'Inter che del Milan, per quello mi piace il calcio, ho sempre seguito il calcio, ho giocato a calcio e mi piace. Invece parliamo di sci, l'inizio della stagione dicevi di non essere tanto pronto in gigante, alla fine qualche sprazzo di buono sci l'hai fatto vedere a Sölden, adesso prossimamente allo slalom, dici un po'. Sì, penso che Sölden comunque sia stata molto positiva come esperienza o prima esperienza. Ho dimostrato che ci sono e chiaramente ho perso in qualche punto, però sto bene. Adesso in slalom si può fare molto bene. Credo che tutta la squadra sia in una grandissima forma. E poi la prima gara è sempre un po' così, però e lo slalom può succedere molto di più che in gigante. Però vedremo, penso che siamo in una buona condizione, che mi sento bene. Poi mancano ancora due allenamenti e poi proviamo subito a far bene a Levi. Quest'Audi ti piace? Bianca così? Nuova? Penso che sia bellissima, è sempre un bel rapporto con l'Audi che ci dà a disposizione queste macchine fantastiche. Proverò a guidare piano, anche se non è sempre facile. Allora, Peter, tu la stagione non l'hai ancora iniziata? Quando la inizierai? Come stai? Dici un po'. Beh, sto abbastanza bene, diciamo la stagione inizio a Lake Lewis con le prime discese e penso che può essere una buona stagione per me perché comunque mi sono allenato bene, sono preparato bene, gli allenamenti sono andati molto bene in Argentina e non abbiamo beccato condizioni perfette, però comunque diciamo, mi sento pronto per affrontare la stagione nuova. Meglio che l'anno scorso, visto che eri reduce da un infortunio, invece ora tutto ok fisicamente? Sì, no, tutto a posto, cioè non sento dolori, niente, per quello sono molto, molto contento che inizia e anche molto, diciamo, caldo. Che mi dici di questo binomio calcio e sci? No, penso che è una bella cosa, però non è la mia squadra. Ah, vabbè. Dobbiamo trovare un milanista, io so chi c'è. No, io tipo Juve, però l'accordo con Juve e Audi mi sa che non ci sarà mai, per quello va molto bene, penso che comunque è una cosa buona, bella, una buona iniziativa e sono contento di essere qua, di prendere una macchina bella. Ti piace questa Audi bianca? Sì, no, molto bella. Poi vediamo come andrà. Spero che arriva fino al prossimo anno rimarrà così bianca come adesso, però sarà difficile. Speriamo che possiamo usarla anche un po' all'off-road, visto che è fatta un po' per fuori strada. Vediamo. Beh, che pilota sei tu di auto? Beh, uno che fino adesso è sempre andato lontano e sano. Bene, grazie. Dominique, mi ricordo di te l'anno scorso a Cortina che guardavi le Audi da fuori, non l'avevi tu, adesso ce l'hai. Cosa provi? È bello, è una bella cosa. Mi diverto molto. L'anno scorso è andata bene. Ho fatto il mio primo podio. Può fare quest'anno anche. Riprovare, diciamo. Vedremo poi. Ti piace bianca così? Bello, Sì, bella macchina. Ho già provato quella di Staudi e bello, si diverte. che pilota sei tu in macchina? Un po' incosciente o sei prudente? È un po' difficile da dire, dipende un po' i termini, che tempo ho. Ah, devi partire bene in anticipo Eh quindi sì, per non. non schiacciare troppo. E invece come stai fisicamente? Qualche problema di schiena, sappiamo. Sì, ma adesso sto molto bene, abbiamo lavorato molto bene sulla schiena, posso allenare senza male, senza niente, sto molto bene. Se posso arrivare così alle prime gare, mi sa che posso fare molto bene. Obiettivi per la stagione? Obiettivi sono andare sotto i 10, un po' più costanti dell'anno scorso, perché peccato l'anno scorso un po' ho fatto un podio e l'altro non contava tanto. E voglio fare meglio, molto meglio e più costante. Allora, San Siro, una mamma e una figlia per sciare Mag. Adesso facciamo intervistare dalla mamma, Nina Quario, la sua bambina, la Federica Brignone. Fede, ho intervistato gli altri, per ora nessuno ti fa Milan, tu invece? Beh, io sono grande milanista, insomma, quindi sono orgogliosa di essere qua e spero di essere invitata anche per una partita. E ricorda qualcuno quando il Milan perse dal Liverpool in Champions? Cosa fa?
cosa è successo a casa? Ma diciamo che ci siamo disperate, abbiamo buttato via le sciarpe, abbiamo detto no, io non terrò mai più al Milan. Hai rotto una poltrona. Ho rotto una poltrona, confesso. Quindi dai, forza Milan, ma forza anche Fede, dai. La prima gara com'è andata? Raccontaci un po'. La prima gara, lo sapete tutti, mi sono stesa, ho incrociato le punte, infatti offro lezioni per chi vuole. E niente, sono stata comunque contenta, cioè è stata un'esperienza positiva, mi ha insegnato molto, sono contenta perché dopo la prima manche ho dimostrato quello che potevo fare, quello che posso fare anche nelle prossime gare, e comunque anche prima della seconda ero tranquilla, anche dopo la gara sono stata ancora gentile, me l'ho presa molto bene e quindi è andata così, sarà la prossima. Abbiamo visto, nonostante tutti ti chiedessero cosa è successo, te l'avranno chiesto in 500. Me l'avranno chiesto in 500. Io credo che riprovandoci 500 volte non riuscirei a rifare la stessa caduta, però è tutto stata colpa mia perché è partito da un errore mio, mi assumo tutta la responsabilità e proverò a non rifarlo, insomma. Tra comunque l'altro le lezioni per chi vuole sono... Sì. No, da fuori non ci si rende conto, abbiamo visto anche le tue foto, dei lividi sul tuo blog. Sì, assolutamente. Io non, al momento non pensavo di essermi fatta niente, invece a posteriori avevo male un po' dappertutto, però niente di grave, quindi questo è l'importante. Seconda macchina, anche l'anno scorso. Come ti sei trovata un anno con l'Audi? Benissimo, l'Audi mi è sempre piaciuta tantissimo, era il mio sogno e... cosa devo dire? Meglio di così. E hai avuto anche una 5 durante l'estate, vogliamo raccontarlo? Sì, ci ho portato anche il cane. Ho avuto una 5 durante l'estate, me l'hanno prestata, una 5 cabrio, perché mi piacciono le macchine con... insomma, mi piace stare all'aria aperta, quindi la macchina cabrio ti consente di essere più a contatto con l'aria, col sole e tutto. E io ho deciso un giorno di caricarci anche Luna, che è il mio cagnone, e ci siamo divertiti. La mamma l'ha chiesto agli altri, a te non te lo chiederebbe. Noi non glielo diciamo, come guidi? Che pilota sei? Vai piano? Io sono Shumi, due la vendetta. Va bene. Punti alla patente ce li hai ancora tutti? Tutti. Perfetto. Le multe le prendo io. La mamma. In bocca al lupo, grazie. Allora, campione olimpico Giuliano Razzoli, come stai innanzitutto? Oh, bene, bene, ho andato un bel mezzo da viaggiare quest'inverno, quindi sto benissimo, grazie. Quanti chilometri avevi fatto con l'Audi precedente? Più di 60.000. Tu sei sempre abbastanza lontano. Diciamo che giù dall'Emilia, da Reggio Emilia, un po' di strada vuol fatta per girare le Alpi, però io torno sempre a casa perché ci sto bene, quindi preferisco fare qualche chilometro in più e poi comunque viaggiando bene non c'è problema. E per che squadra tifi, Giuliano? Juve. Urca, anche tu. Quindi qua sì, come ti senti a Salzburgo? Va bene, insomma, dai, è un bello stadio, grande squadra, sembra bello, insomma, essere qua. Poi io sono un tifoso, ma non sono fanatico, cioè, apprezzo bene gli altri sport. Sei sportivo. Invece dici un po', esordio a Levi fra un... non tanto. Ormai stai? Ci siamo e vabbè, adesso la forma ancora non è al massimo, ma è meglio così. Quindi sarà importante di arrivare a dicembre in forma e poi già a Levi fare comunque qualcosina di buono che può aiutare l'inizio della stagione. L'anno scorso fu un po' dura perché eri in forma ma non arrivavi mai in forma. Esatto. Poi dopo ho avuto un calo, mi sono ripreso alla fine, ma no, insomma, quest'anno cercheremo di fare meglio. Hai trovato le scarpe giuste? Adesso le scarpe ne ho provate, l'attrezzatura è comunque molto buona, sto cercando di svilupparne di migliore, vedremo un po' quest'inverno, però io... Diciamo, ho fatto un bel lavoro quest'estate, un lavoro un po' impegnativo, speriamo che porti proprio dei frutti poi quest'inverno. Buona raccolta. Vado? Vai! Manu, come stai anzitutto? Come ti senti qua nello stadio di San Siro? Beh, sì, per qualche squadra? È sempre bello qua, insomma, non siamo sulla neve ma siamo tra i calciatori, quindi è sempre un bel evento e vediamo cosa ci aspetta ancora in questa giornata. Chi tifi tu? Io il Milan. E soprattutto Gattuso, perché c'è un carattere un po' più selvaggio e quindi mi piace. Bene. Ma l'hai già conosciuto? O potrebbe... Sì. Ah. Bene. Io lo conosco, lui non so se... Vabbè, dai, presenta. Insomma, magari dopo ci abbiamo l'occasione. E invece del tuo inizio stagione cosa ci dici di Sölden? Ma è già dietro le mie spalle, sicuramente non lo annullo, si prende quello che si è sbagliato e si continua, quindi ho avuto un piccolo problema di schiena e mi mancavano un po' di giorni per recuperare ancora meglio, adesso sto già un pochino
meglio, diciamo, per poi fare bene lo slalom in, a Levi. E infatti lo slalom, mi avevi detto che eri meglio in slalom che in gigante, quindi? Sì, perché mi fa anche meno male la schiena, quindi per me faccio meno fatica. Bene. Obiettivo a Levi? Tanto far meglio il piano, quindi poi il muro mi sa che me la cavo. Esatto. Audi, quanti anni l'hai già avuta? Questa bianca ti piace? Io ho iniziato ad avere la macchina da subito, quindi ancora iniziando dall'Alfa Romeo e poi tutti gli anni l'Audi, insomma. Vuol dire che sei costante, che sei sempre... Sì, non sono... sì, posso aggiungere questa. Grazie. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Werner, tu per che squadra tifi? Per la Juve. Anche tu? Direi che è una maggioranza di juventini. Manuela però ti fa Milan, eh? Sì, no, no, ma io non è che sono, devo dire, un proprio appassionato del calcio. Non è che lo seguo proprio come tifoso. Guardo spesso le classifiche, niente. Certamente se rimane solo il Milan in Champions, certamente tifo anche per il Milan, ovvio. Però se no... sempre stato un po' juventino, per quello seguo di più la Juve. Però questo è un bel evento, no? Di unire lo sci. No, no, infatti, soprattutto insieme con i calciatori si vede che sono di alti professionisti sul campo, per quello molto molto bello fare questo evento qua insieme a loro. Parliamo un po' di te invece, come stai? Io sto benissimo, al momento posso dire che sono molto molto contento come vanno avanti le cose, e non ho stress, non è che sono impegnato e per quello ho sistemato già tutto e sono pronto per iniziare. Obiettivi minimi della stagione? Ma obiettivi minimi, certamente gli obiettivi sono sempre quelli, arrivare sul podio e vincere, su quello non si discute. Intanto iniziamo con calma, cerchiamo di arrivare nei primi 10, nelle prime gare, poi certamente da quando torniamo in Europa, da lì in poi, spero ben di nuovo di andar forte. In bocca al lupo. Solden, un commento sulla tua gara di Solden. Ma il commento sulla mia gara di Solden posso dire che è andato abbastanza bene, la prima manche non tanto, ho fatto un po' di fatica, però la seconda manche molto bene, mi sono sentito meglio e so di essere in forma, di essere ritornato al vecchio Blardone, quindi sarò molto motivato già dalla prossima gara perché sono convinto veramente che posso ritornare ai vertici. Quanti anni è che prendi l'Audi? Da quando c'è, però adesso non mi ricordo gli anni, quindi non vorrei fare la figuraccia, però da quando hanno dato la possibilità anche agli atleti di prendere le macchine l'ho sempre presa, fortunatamente, spero. E spero anche il prossimo anno. Quindi, obiettivo podio, per che squadra tifi? Non si può dire, perché oggi è una giornata molto particolare. Conflitto di interessi. Danny, come va? Come stai? Peccato a Sölden, faccio un piccolo commento sulla tua prima gara. Ma niente, l'inizio non è stato sicuramente di quelli ottimali, però bisogna provarci. Io sono in una situazione dove voglio cercare in ogni gara di dare il massimo e di fare il meglio possibile. Purtroppo bisogna anche un po' andare oltre il limite e questa prima gara forse è stata un po' troppo, ma nonostante non avendo fatto un risultato sono molto tranquilla e solare perché le cose stanno andando nel verso giusto e sono sempre contenta quando posso essere in partenza al cancelletto e di poter gareggiare e cercare di cogliere l'occasione e fare il meglio possibile. Però questo evento cosa ne pensi di unire sci e calcio? Ma più che altro vedo che c'è un sacco di gente, che il calcio porti un sacco di gente, un sacco di giornalisti e anche un po' di attenzione che sicuramente a noi in questo momento non fa male perché si parli un po' di sci come contorno del calcio e almeno qui in città penso che le persone adesso sì, si parlano un po' anche di noi come personaggi e sicuramente per noi è un vantaggio. Però quanti anni è che prendi l'Audi? Io tutti gli anni, sono stata fortunata di fare un po', almeno un podio in tutti gli anni e perciò adesso, fino adesso mi è sempre andata bene. In bocca al lupo. Grazie. Campione mondiale, te ne sei già dimenticato? No, quello mi dimentico mai, spero. No, com'è? Sei qua di nuovo, l'anno scorso l'Audi non l'avevi presa, in effetti avevi fatto anche un po' di polemica, adesso invece è tutto bene, la stagione parte. Quando è il momento si deve fare un po' di polemiche, no? Che così le cose poi si cambiano anche, no? E si vede anche che qualcosa si è cambiato.
No, se no tutto ok, mi sento bene, tranquillo e sereno, fisicamente sto bene, sembra che sono in forma e le gare mi aspettano con le braccia aperte. Ascolta, l'esordio a Sölden, come raccontaci un po' l'esperienza in gigante, che hai detto che vuoi che diventi la tua terza disciplina. Sì, comunque sono nemmeno deluso della gara di Sölden, perché comunque avevo dei buoni parziali, ero 26esimo su in cima, sesto giù in fondo, quindi per me è già non ottimo, però è molto buono. Purtroppo ho toccato la scarpa, sono scivolato, sono uscito. Sono le gare, vengono e vanno e saranno ancora tante gare e anche tanti giganti dove potrò dimostrare che anche lì riesco ad andare a punti o anche qualcosa di meglio. Cosa dici di questo binomio sci e calcio? Bello, soprattutto per noi è una bellissima cosa, sicuro del sport invernale, lo sci è l'1-1, però in generale del sport, se parliamo a livello nazionale, il calcio è il numero uno, essendo noi con loro, di sicuro per noi è una bella cosa. Che squadra tifi? Nessuna, per tutti. Bene. Grazie.